Dopo la bocciatura dell'Europa sull'utilizzo dei fondi del PNRR per costruire un nuovo stadio, un nuovo palazzetto dello sport a Tessera, se dal Comune di Venezia si continua a parlare di decisione politica più che tecnica, dalle opposizioni in Consiglio Comunale con il Movimento 5 Stelle si acuisce la contesa sulla perdita dei 93 milioni di euro di finanziamento pubblico. Come Movimento 5 Stelle, già dalla prima commissione avevamo sollevato la questione relativa all'utilizzo di questi fondi dalla missione 5, e cioè quelle della rigenerazione urbana. Le risposte che ci sono state date sono state molto evasive e molto arroganti, facendo capire che noi non eravamo all'altezza di capire quali erano le indicazioni esatte dell'Europa. Amministrazione comunale che pare non si dia per vinta, tutt'altro. Il sindaco Brugnaro continua a dire sicuro che il progetto del Bosco dello Sport si realizzerà a costo di impegnarsi in prima persona. Ecco cosa diceva ai nostri microfoni mercoledì scorso, 19 aprile. Si farà a fare mi un matto a qualche sione. O faccio mi. O E il faccio mi. bosco si Te vedi farà. partire qua cario, eh? Dove vai? A fare stadio. Pentastellati che tra battaglie, mobilitazioni, a suon di carte e cortei promettono: quel palazzetto non sa da fare. Adesso il nostro sindaco chiede al governo di metterci una pezza, però questo vuol dire l'utilizzo comunque di fondi pubblici per fare un'operazione che in gran parte riguarda la costruzione di un palazzetto dove giocherà quasi sicuramente la squadra del sindaco. Anche se quell'area era prevista edificabile dal PAT, ciò non toglie che eticamente andare a costruire in quell'area vuol dire continuare a consumare suolo.